Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi facciamo l'unboxing e vi farò anche la recensione degli stivali Alpine Star da Enduro Tech 3. Unboxing particolarmente rapido perché ovviamente non è che ci siano tante cose dentro la confezione degli stivali, ci sono ovviamente gli stivali e la cosa finisce lì, quindi l'unboxing è abbastanza rapido. Niente, adesso vi spiegherò un po' le caratteristiche, le peculiarità di questo modello di Alpine Star. Alpine Star ovviamente penso che non ci sia qualcuno di voi che non sa che è il leader, forse uno dei leader mondiali a livello di calzature più o meno tecniche, più o meno specifiche per le motociclette. Lo è sicuramente da tantissimi anni. Adesso non vorrei dire una cavolata, però credo proprio che abbia iniziato con le calzature Alpine Star. E dopo è diciamo si è come dire si è espansa e ed è entrata nel mercato anche dell'abbigliamento, quindi giubbotti, guanti, tute, insomma chi più ne ha più ne metta, praticamente ormai Alpine Star fa praticamente di tutto per quello che riguarda il motociclista. Indubbiamente appunto il suo cavallo di battaglia è sempre stato la calzatura, nello specifico gli stivali. Oggi prenderemo in considerazione questo modello prettamente da enduro. Una piccola premessa: perché ho scelto questo modello della gamma Alpine Star e non magari un modello più da turismo, visto che io non faccio cross nello specifico, quindi non faccio enduro a livello professionale o comunque neanche amatoriale di una certa, diciamo, di un certo impegno, insomma enduro specifico, per cui serve proprio questo tipo di calzatura. Fondamentalmente io l'ho scelto perché mi piace molto l'estetica sportiva che ha questo stivale. Non amo molto l'estetica del classico stivale da turismo, ma preferisco appunto esteticamente, mi gratifica molto di più questa tipologia di calzatura. Ma adesso diamo un'occhiata da vicino allo stivale. L'avete già visto all'inizio del video, che ve l'ho mostrato diciamo in tutti i suoi particolari. Peculiarità di questo modello sono questi tre ganci che praticamente vanno a innestarsi in questo modo per chiudere lo stivale. Quindi praticamente una volta che l'abbiamo calzato c'è il velcro, come potete vedere in questa parte. Dopo aver infilato ovviamente il piede lo andiamo a chiudere e dopodiché fissiamo la chiusura con questi ganci infilandoli in questo modo, così. Ok, adesso non lo vedo perfetto. Una volta infilato in questo modo si va a tirare e qui praticamente si fissa il tutto. Ganci che sono regolabili, adesso ve li faccio vedere nel dettaglio. Vedete tutta questa tacchettatura che vedete qui, ok, che praticamente si va a regolare millimetricamente per appunto avere la calzata perfettamente aderente al nostro piede, al nostro polpaccio, alla nostra caviglia. Tutti e tre sono regolabili, ripeto, facilmente chiudibili in questo modo e piuttosto rapidi. Perfetto, una volta aperti li sfiliamo così, apriamo il nostro stivale e sfiliamo ovviamente il piede. Un'altra particolarità è praticamente questa sorta di, come dire, di impermeabile fissato qui, che ci consente fino a questa altezza dello stivale praticamente di infilarlo nell'acqua senza avere problemi che ci vada acqua all'interno. Quindi fino a in questo punto, una volta che noi l'abbiamo chiuso, siamo tranquilli da quel punto di vista. Ovviamente se andiamo oltre, insomma, diventa abbastanza difficile che non entri acqua.
Poi che dire, insomma, così a una prima occhiata e insomma, per quello che posso percepire toccando manualmente, è sicuramente indubbiamente un prodotto di qualità, come ci si aspetta ovviamente da un leader in questo settore come Alpinestar, non avevo dubbi in tal senso. E poi esteticamente appunto a me piace molto il tipo di stivale così sportivo, c'è magari chi preferisce quello da turismo, insomma questi sono gusti personali, quindi non entro nel merito, ecco. La tomaia è in microfibra estremamente trattata per essere estremamente resistenti all'abrasione, mentre la suola è stata sviluppata da Alpinestar per offrirci il massimo grip sul terreno. La particolarità di questo stivale, lo si vede nella parte interna, è praticamente questo innesto, adesso ve lo avvicino così lo vedete meglio, praticamente questo innesto che si va a infilare nella parte alta dello stivale che consente, diciamo, un certo movimento. Quindi non è tutto un pezzo unico rigido, ma appunto c'è questa divisione di questa parte che si va a innestare in quella superiore e ci permette insomma un discreto movimento. Sottolineo un discreto movimento perché appunto non ci consente sicuramente di avere un movimento particolarmente, insomma, come dire, particolarmente ampio. Tornando ai ganci, sono in polimeri e sono autoallineanti, quindi una volta che noi lo andiamo a chiudere, automaticamente si allineano e si fissano nel modo più corretto. Oltretutto sono tutti e tre sostituibili in caso di danneggiamento. Anche la suola che vi ho mostrato prima ad elevato grip è sostituibile, quindi se col tempo la consumiamo, la andiamo a rovinare, insomma, la danneggiamo in qualche modo, la possiamo tranquillamente sostituire. Schiuma morbida attorno alla caviglia e al collo del piede per anzitutto regalarci un bel comfort e secondariamente attutire i colpi ovviamente per la sicurezza, quindi in caso di caduta o di impatto la nostra caviglia è ben protetta. Questa è una cosa particolarmente importante perché in off-road insomma non è raro cadere, visto diciamo la imprevedibilità del percorso che andiamo ad affrontare. E insomma avere una bella protezione soprattutto per la caviglia che è una delle articolazioni più soggette a danni quando si cade in moto e soprattutto una tra le più delicate poi da andare a sistemare in caso di danni è una cosa davvero davvero positiva. Oltre al materiale TPU iniettato bimescola, decisamente resistente e protettivo, abbiamo in alcune parti dello stivale anche degli inserti in metallo per ovviamente avere ancora maggiore sicurezza. La caratteristica, la peculiarità principale del TPU iniettato di questo materiale è sicuramente l'alta tenacità e l'alta resistenza all'abrasione. Questo materiale praticamente costituisce buona parte dello stivale. Una cosa che non vi ho detto relativamente ai ganci prima, che hanno memoria, quindi una volta regolati, resta memorizzata la posizione che noi andiamo a regolare appunto e aprendoli e chiudendoli ogni volta, quindi agganciando e sganciando, non ci sarà bisogno appunto di andare a effettuare nuovamente la regolazione perché appunto rimane memorizzata. Ma ora ragazzi, bando alle ciance, calziamo gli stivali e andiamo a provarli su strada, che è la cosa più importante. Percorso qualche chilometro con questi Alpinestar Tech 3, insomma, vi posso dare le mie prime sensazioni. Allora, anzitutto lo stivale è decisamente confortevole, nonostante uno stivale pensato appunto specificatamente per il motocross, quindi per l'enduro, anche decisamente impegnativo, devo dire che ha un bel comfort. Per quel che riguarda l'utilizzo su strada, io al momento lo sto utilizzando solo su asfalto, poi lo proveremo anche in off-road, devo dire che non è male. Però presenta un limite nel senso in cui non ci permette di avere un gran feeling con i vari comandi che dobbiamo andare a azionare. Insomma, mi spiego meglio, quando devo cambiare, soprattutto in salita, andare a ruotare il piede per infilarlo sotto la leva è abbastanza problematico. Insomma, non si ha una grandissima possibilità di movimento come invece si ha per esempio su degli stivali sportivi stradali, ecco. E quindi questa è una prima differenza che trovo tra gli stivali che uso abitualmente da strada e questi qui specificamente da off-road. Detto ciò, il piede è decisamente avvolto, piuttosto stretto e questo mi dà una bella sensazione di sicurezza.
però di contro non mi permette una gran libertà, insomma. Non ho sicuramente il feeling che posso avere su uno stivale prettamente stradale. Man mano che percorro i chilometri, insomma, che gli stivali si adattano un po' ai piedi, si ammorbidiscono, si ha un deciso miglioramento per quello che riguarda la sensibilità sui comandi che si vanno ad azionare. Detto ciò, comunque sia, insomma, non è un miglioramento che ci permette una dimestichezza che possiamo ritrovare con gli stivali stradali. Ecco. Sicuramente la cosa migliore, premesso che io quando li ho calzati erano nuovi, 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 nel senso che non li ho mai utilizzati prima, e quindi è normale che ci sia un certo adattamento, per cui poi si ammorbidisce lo stivale e insomma va a migliorare la situazione. Però comunque sì, ecco, scordatevi il feeling che si ha con uno stivale stradale. In particolar modo anche la tomaia sotto è decisamente spessa, la sensazione che si ha appoggiando i piedi sulle pedane è un po' quella di non so se li ho appoggiati bene o meno, ecco, non si percepisce proprio esattamente diciamo dove si va a ubicare il piede. Ovviamente sono stivali studiati appunto prettamente per l'off-road, quindi è abbastanza normale che sia così. La prerogativa indubbiamente di questo tipo di stivale è quella, insomma, nell'utilizzo off-road, di andare a proteggere il piede, la caviglia e insomma la prima parte della gamba da eventuali traumi in caso di caduta, ma anche da sassi, pietre che si possono sollevare durante la guida, eccetera, eccetera. Ecco, in tal senso questi sono ovviamente stivali che, essendo studiati prettamente per l'off-road, si sposano meglio con le pedane classiche da off-road, quindi quelle dentellate senza la parte in gomma. Questo perché appunto lo stivale è già dotato di un bello spessore di gomma sotto, per essere utilizzato appunto con questa tipologia di pedane, che offrono un grip decisamente superiore rispetto a quelle gommate che sto utilizzando per esempio su questa motocicletta con cui sto testando anche gli stivali. Quando si ha della gomma anche sulla pedana, sommata alla quantità piuttosto grande di gomma che c'è sotto la suola dello stivale, si ha questa sensazione un po' di galleggiamento, insomma, adesso non so come dirvi nello specifico, però non si ha proprio la sensazione di avere il piede ancorato bene sulla pedana, ecco. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. Bene amici, il video di recensione unboxing di Tech 3, lo stivale da enduro motocross di Alpinestar, finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, vi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piace il canale.
canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. A voi non costa assolutamente nulla, ma per chi realizza contenuti su YouTube è una cosa essenziale, ragazzi, perché se no, se non crescono questi due fattori, like e iscritti, il canale prima o poi chiude. Ovviamente il vostro supporto è fondamentale. Ringrazio tutti quelli che si sono già iscritti e tutti quelli che mettono like ai miei video. Lo dico non solo per il mio canale, ovviamente, ma per tutti i canali che vi piacciono su YouTube. Supportateli, perché insomma, è una cosa davvero davvero importante. In tal senso, adesso c'è questa anche ulteriore possibilità che ha messo, diciamo, a disposizione YouTube, del grazie, per cui usufruendo di questa opzione potete mettere in evidenza un vostro commento previo una piccola donazione al canale. Quindi il vostro commento verrà messo in evidenza sugli altri e potrete dare un piccolissimo sostentamento al canale, appunto facendo una piccola donazione. Ovviamente ringrazio anche chi farà questo e chi si iscriverà al canale, metterà like, e chi sosterrà il mio canale, perché, ripeto per l'ennesima volta, è una cosa davvero davvero importante.